Buongiorno, per Notizie Abruzzo siamo nella sede elettorale di Eugenio Seccia, candidato al Comune di Pescara per le elezioni del 26 maggio. Allora, lei è un esperto di politiche europee, questo già l'abbiamo detto, però quali sono i suoi obiettivi se tornerà in Comune? Far diventare Pescara la città dei giovani che hanno fiducia nel futuro, dei giovani che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale. Proprio oggi mi ricorda Facebook che 7 anni fa portammo a Pescara un progetto finanziato dall'ANCI, che è il WeLab, dove 60 giovani selezionati in tutta Italia, grazie a una rete del web appunto, sono venuti a Pescara a fare uno stage e hanno dato vita in 3 giorni ad una serie di attività nell'ambito del digitale. Ricordo l'entusiasmo di tante persone, di tanti ragazzi, che anche in seguito a quell'attività finanziata e quindi a costo zero per l'amministrazione comunale hanno dato vita a delle proprie attività imprenditoriali. Alcuni di loro hanno aperto la partita IVA e questo è il sogno di Pescara. Pescara la vedo come una città orientata ai giovani, orientata ai servizi, orientata ad avere un territorio, perché abbiamo anche la banda ultralarga portata ovviamente nel 2012, quindi in tempi non sospetti rispetto all'agenda digitale, è un territorio attrattivo di queste attività di servizi. Quindi questi giovani devono essere spinti anche dall'amministrazione comunale ad imprendere, a intraprendere, a aprire la partita IVA e iniziare a trasformare il gioco, quello che è una passione, in attività imprenditoriale e reddituale, di modo che si autoimprendono, si abbassa la disoccupazione e iniziano ovviamente a produrre nella nostra città. Lei è un esponente del centrodestra, tra l'altro insomma lei ha sostegno della candidatura di Carlo Masci a sindaco. Quale clima c'è attorno al centrodestra a Pescara? Il clima è molto positivo, favorevole, ci sono tantissime aspettative proprio perché veniamo da 5 anni di disastro amministrativo, amplificato anche dalla crisi economica. Noi, che siamo appunto di Forza Italia, guardiamo con ottimismo al futuro, pensiamo che le energie che sono in coloro che sono candidati in Forza Italia siano delle energie che possono produrre entusiasmo, possono tradursi questo entusiasmo anche in attività economica, tali da rendere compiuto, ovviamente anche se in minima parte rispetto alle necessità che ci sono, l'uomo, i ragazzi che ovviamente oggigiorno non lavorano. Vogliamo dare fiducia, tant'è che come attività prossima del comune, quindi dell'amministrazione comunale, uno dei miei sogni è di realizzare dei centri dove si ospitino ovviamente con determinate regole, anche con un minimo di autosostentamento economico per la struttura, per far iniziare le neo imprese, attività da parte di giovani a carburare per iniziare a fatturare, fino una sorta di tutoraggio fino a quando ovviamente non c'è un irrobustimento del fatturato delle attività. Vedremo anche di studiare quelle che sono delle agevolazioni, tra virgolette, nei limiti di quelle che sono le competenze comunali. Lei è anche un professionista e un commercialista. Per il variegato mondo delle partite IVA, invece, quali sono i progetti di Eugenio Seccia? Allora, chi ha già la partita IVA e chi produce, che ha molta difficoltà, un tentativo che si dovrà tradurre nel programma, già tradotto nel programma, un impegno anzi più che un tentativo, è quello di snellire la burocrazia delle amministrazioni pubbliche, del comune, perché non è possibile che bisogna fare decine e decine di comunicazioni per avere delle risposte a delle proprie istanze. Quindi sicuramente andare ad asciugare quelle che sono le autorizzazioni che tutti quanti le attività debbono subire dall'amministrazione pubblica, per permettere loro di pensare a produrre e non a produrre carta. Bene, a questo punto ringraziamo Eugenio Seccia, ricordiamolo, candidato? Candidato per Forza Italia alle prossime elezioni comunali del 26 maggio 2019, /Forza Italia/Carlo Masci e scrivi Eugenio Seccia. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie, buon lavoro.